Lettore di Vivi Mazzara, buonasera e benvenuti a questo ennesimo appuntamento di Radio Politica. Oggi, come vedete in studio e come già preannunciato, abbiamo il piacere di avere il sindaco dottor Salvatore Quinci, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buonasera Piero e buonasera a tutti. Come potevo rifiutare, no? Anche perché noi ci siamo visti almeno 3 settimane fa e ci eravamo ripromessi di rincontrarci perché nell'amministrazione comunale le cose, diciamo che cambiano continuamente, sempre tante novità, no? Tanti progetti, molte opere e tante inaugurazioni in itinere. Partiamo da questo punto. Amministrazione Quinci. Ma guarda, è un'amministrazione che ha tanta energia da spendere in questi giorni, no? E siamo alla ennesima tornata in cui inauguriamo, in cui trova finalmente riscontro il grande impegno che questa amministrazione ha messo in campo negli anni precedenti, no? E questa giunta è una giunta che sulla scia delle altre ha sempre migliorato, è sempre operativa, è sempre per strada a portare avanti il programma elettorale che io ho sempre detto è il nostro riferimento, ma soprattutto posso dirti a costruire una relazione rinnovata con la cittadinanza. Oggi, se c'è una percezione che io oggi, girando per strada, accogliendo nella casa comunale, i tanti cittadini, i gruppi organizzati che vengono a trovarmi, è proprio questo, di una relazione positiva, rinnovata con i cittadini di Mazara del Vallo. Oggi, così come in passato, ma siamo sempre migliorati, abbiamo questo rapporto che finalmente sento vivo, forte. Sai, noi abbiamo vissuto degli anni complicati, quelli del Covid, che ha avuto un effetto davvero prepotente sul modo di vivere, sulla società, sulle relazioni. Per cui a un certo punto anch'io ho percepito, come tutti quanti i cittadini, ma io sono il sindaco, questa distanza tra il palazzo e i cittadini, ma una distanza fisica. Oggi posso dirti che questa distanza è colmata. Stare insieme ai miei concittadini a lungomare, il sabato sera o la domenica sera al nuovo C'è parco molto più urbano, contatto con i cittadini. passeggiare in villa finalmente rigenerata, incontrando anziani, giovani, coppie che stanno lì con bimbi che si godono questo spettacolo, incontrare, ascoltare i tanti problemi e le tante questioni che un'epoca complicata come questa pone a tutti quanti noi, insomma, finalmente riuscire a ricoprire il mio ruolo in maniera naturale, così come ho sempre voluto fare, per me è un elemento che mi dà tanta energia e tanta voglia di fare. A che punto è il suo programma elettorale che ha dato il via al suo ruolo di sindaco della città e ad indossare una fascia pesante come quella Ma tricolore? guarda, intanto noi ci siamo posti degli obiettivi, ma che al netto poi delle singole azioni da mettere in campo, che pian piano si stanno vedendo, la città le sta vedendo, ma io voglio smettere di elencarle tutte, no? L'obiettivo è quello di rigenerare questa città. Questa città ha bisogno di tanta energia nuova da mettere in campo. E io la sto vedendo finalmente, dopo un lungo periodo di impegno e di gestazione, dopo aver attraversato la pandemia. Io posso dirti che ho governato 3 anni praticamente, forse anche meno. E perché ti dico che adesso la vedo? Ti faccio un esempio. Ieri ho incontrato con l'assessore Casale i rappresentanti dei comitati di quartiere, che si sono riuniti per la prima volta nella consulta dei comitati di quartiere. Ciascuno di essi non a portare un elenco di problemi e di cose da risolvere, al contrario, a dire noi ci siamo, vogliamo insieme a questa amministrazione dare il nostro contributo per migliorare la qualità di vita dei cittadini. Da quanto tempo desideravo questo momento? Da quanto tempo questa città ha bisogno che i cittadini se ne riappropriano e diventino protagonisti. Ecco, il percorso che noi abbiamo cominciato,
in qualche modo sta dando adesso i suoi frutti, ma siamo appena all'inizio di un lavoro imponente e importante che dobbiamo fare. Se c'è un elemento vero, importante, che io oggi rilevo, è proprio questo. C'è questa energia che finalmente la città sta cominciando a sprigionare. Questo mi fa essere ottimista e speranzoso. Noi abbiamo trovato una città, posso dirlo, spenta in qualche modo, ma attenzione, non ho alcuna volontà di parlare di responsabilità altrui, io parlo solo del mio lavoro, ognuno fa il proprio, ok? E questa città abbiamo davvero messo tutto l'impegno possibile. Ogni tanto i miei amici mi dicono: ma sei davvero stanco? Hai segni della stanchezza sul viso, si vede, però è una stanchezza che io porto con me davvero in maniera serena, tranquillo, perché la soddisfazione di vedere una Mazara che finalmente è pulita, sistemata, accogliente, rigenerata, che ha questa voglia e questa speranza di fare bene, di partecipare, di essere presente, viva, di portare in alto. Mai come in questi anni abbiamo visto tante manifestazioni sportive, tante manifestazioni pubbliche, di eventi, un'estate mazzarese ricchissima, perché tanti soggetti hanno cominciato a dire: sai che c'è? Io ci sono, voglio portare il mio contributo a questa città. Ecco, è così che io immagino una città moderna, per cui ti posso dire che sono davvero soddisfatto. Sindaco, la trovo molto serena, cioè nel senso molto sereno. Vedo quanto amore esterna lei nel parlare della nostra città. Cioè, in lei percepisco, non voglio fare il mago di turno, eccetera, molta soddisfazione interiore, ma noto che c'è ancora tanta voglia di fare, che lei vuole continuare a realizzare ciò che ancora non è riuscito a realizzare, no? E questo dà entusiasmo e ottimismo nella sua persona. Io ho una passione vera per la mia città, altrimenti non avrei trovato tutta l'energia che serve. Vedi, Mazara è una città che ha molti problemi, come tutte le città del sud. Quando mi confronto con i miei colleghi sindaci, facciamo le riunioni, quelle di gruppo, tipo terapia di gruppo, no? Perché ci raccontiamo i nostri guai, le nostre questioni. Oggi amministrare una città è davvero una mission impossible, però la passione e l'amore che abbiamo e che mettiamo nel provare a guidare comunità, da quelle più piccole di 2.000 abitanti, 5.000, a quelle più importanti come Mazara, che è una dei 39 comuni del centro-sud d'Italia con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è davvero una esperienza e una sfida entusiasmante. È la passione che guida tutti. Io in questi anni ho imparato a innamorarmi della mia città e dei miei concittadini, tutti, quelli che rompono le scatole, quelli che invece sono sempre contenti, perché sai, davvero, io posso dirti adesso che conosco tutta la tipologia di mazzaresi e ciascuno ha in sé, anche quelli che tu troveresti più antipatici, più rognosi, in sé ha quella leva giusta per invece darti qualcosa. Se c'è una cosa che io posso raccontare di questa mia esperienza così qualificante, che mi ha davvero reso una persona diversa sicuramente, è questo: che ciascuno dei miei concittadini mi ha dato qualcosa. E incontrare persone che hanno qualcosa da dirti, che comunque alla fine sono sempre rispettosi, pur chiedendo servizi legittimi, chiedendo risposte legittime a tanti problemi, oppure proponendoti qualcosa, perché questo è quello che mi succede, per me è sempre un momento di festa. Sono davvero innamorato di Mazara e dei miei concittadini. Ed è un amore complicato, difficile, Piero, perché non è facile fare il sindaco. Non t'assicuro. Ma continuano intanto ad arrivare tanti messaggi, tanti sono i collegamenti in atto, notiamo in questo momento. Ci chiedono allora quando attiverà l'ufficio relazioni con il pubblico, poi di un altro telespettatore dice quando sistemerà il ponte Arena. Premettiamo che non lo sistema il sindaco della città, il ponte, ma
la provincia in questo caso, per cui ecco, iniziamo a dare qualche breve risposta. Ah, sì, ma qualche... sono contento che ci sono domande, eccetera. Allora, cominciamo da quella più importante, secondo me, per Mazara, l'escavazione del porto, no? In questo momento ci sono i lavori in corso, si stanno sistemando le vasche. Io penso che il prossimo mese arriverà la draga, si metterà tutto il sistema di tubazioni e cominceremo finalmente a togliere queste decine di migliaia di metri cubi di sedimenti dal fiume Mazzaro. Io sono convinto che entro il mese di gennaio sarà finito, però non voglio dare scadenze, anche perché non dipende da noi. I lavori sono in corso ed è questa finalmente una notizia, perché l'attendevamo da tempo. Per cui dobbiamo avere un po' di pazienza. Io sono convinto che entro la fine del mandato di questa amministrazione, questa sarà il sindaco durante la cui sindacatura si farà l'escavazione del porto. E questo è solo l'inizio di un progetto complessivo che abbiamo su quell'area, perché abbiamo un altro finanziamento ben più importante per un secondo stralcio, la cui progettazione noi daremo già adesso. Sì. E poi abbiamo un progetto infrastrutturale di più di 2 milioni di finanziamento già in convenzione con l'Agenzia della Coesione per rifare tutto il waterfront. Quell'area, con il mercato ittico rinnovato, con la piazzetta sgombra, sistemata, tutto il basamento nuovo e non quell'asfalto brutto che c'è, diventerà il Naviglio di Mazara del Vallo. Tu Bene. Sei stato mai sui Navigli a Milano? Qualche volta sì. Quello è quello che io immagino. Il Naviglio del Sud. Per Mazara. E poi c'è la questione del Ponte Arena. Oggi noi abbiamo un risultato: il ponte è aperto, è fruibile e non sarà mai più chiuso. Come sapranno i miei concittadini, il ponte non è del comune di Mazara, ma è della provincia, il libero consorzio, il quale ha citato in causa l'impresa, presto darà l'incarico a un'altra impresa per completare i lavori. Però la cosa essenziale è che la parte strutturale del ponte, che dava il rischio nell'attraversamento, è stata sistemata. Quindi il ponte è funzionale, è sicuro e non sarà mai più chiuso. Sarà solo un brutto ricordo, quel periodo davvero pesante per tanti concittadini che più e più volte nella stessa giornata dovevano fare avanti e indietro lungo il percorso cosiddetto alternativo. E questa è una risposta di tranquillità. Speriamo, per gli abitanti, sì, di Boccarena. Quando la provincia avrà finito completamente i lavori, ce lo consegnerà, lo prenderemo in carico noi, con un bel programma di manutenzione annuale. E poi per l'URP, per l'Ufficio Relazioni col Pubblico, noi attendiamo un evento che la città aspetta da anni, il palazzaccio, il cosiddetto palazzaccio, cioè il palazzo del comune in piazza della Repubblica. I primi mesi dell'anno sarà finalmente restituito alla città e il sindaco e la sua giunta, probabilmente, sicuramente il sindaco e tutto lo staff che ruota attorno al sindaco, si trasferirà lì. Ecco, lì c'è un seminterrato che è un grande spazio. Noi pensiamo che lì potrebbe sorgere finalmente un ufficio relazioni col pubblico, che è quello che i nostri uffici devono mettere in campo. Sono tante certo. novità che questa Mazara aspettava da più di un decennio, da tanti anni: il palazzo chiuso, l'escavazione del fiume. Ecco, sono stati anni di grande fatica, direi una fatica sentita ma instancabile. Però questi sono i risultati che noi portiamo a casa. Sindaco, una città piena di verde, una città piena di fiori, no? Vediamo nei vicoli, che erano prima angusti, proprio bui, anche se magari belli per certi aspetti, eccetera, ma questa amministrazione ha puntato alla rivitalità dell'immagine della città. Guarda, io sono stato nel 2018 a San Vito Lo Capo e ho fatto una bella chiacchierata con l'assessore al turismo. Se parliamo di turismo in provincia di Trapani, tutti pensano San Vito Lo Capo, che è un buco, ha un mare bello con l'acqua calda, una spiaggia bellissima sì. E poi si è inventata, ha immaginato di diventare un luogo attrattivo per i turisti e si è inventata località turistica per eccellenza. Bene, l'assessore allora mi disse: sindaco, se tu vuoi cominciare a parlare di turismo, non parlare di turismo,
non era ancora sindaco, e diceva: Salvatore, se vuoi immaginare una città turistica, intanto devi avere una città pulita, pulitissima. E questo è stato il primo impegno. Ti ricordi quando avevamo le cataste di spazzatura? Certo. Ogni estate in centro, altro che città pulita. Bene, non c'è giorno che io non incontri turisti, mentre a piedi raggiungo il comune o mi sposto, che mi fanno i complimenti per il centro che è pulito. È chiaro che le periferie non sono pulite come il centro, ma ci arriveremo. È questione di tempo, oggi siamo all'87% di differenziata. E poi, dopo la pulizia, ci siamo immaginati una città accogliente. Come è fatta una città accogliente? Ha un ufficio turistico, ha i suoi monumenti tutti restaurati e nuovi, c'è l'Arco Normanno che tornerà splendido, splendente, ha i cartelli in doppia lingua, perché i turisti che arrivano a Mazara mica sono solo italiani, certo, sono inglesi, e per questi cosa avevamo? Niente. E soprattutto abbiamo tanto, tanto verde. Io immagino una città immersa nel verde, per cui se dobbiamo fare un parco giochi per i bambini, non facciamo che prendiamo dei giochi e li mettiamo sull'asfalto, sulla pietra. Prima creiamo un parco con il prato, con le aiuole, con le siepi, con i fiori, lo rendiamo vivibile e poi lo rendiamo accogliente con i giochi per bimbi e famiglie. Questo è quello che abbiamo fatto a Lungomare San Vito, questo è quello che abbiamo fatto alla villa restituita in città, che abbiamo fatto in via Carlo Alberto dalla Chiesa, questo è quello che continuiamo a fare, perché l'obiettivo è, una volta che abbiamo sistemato alcuni luoghi centrali, che è quelli che tutta la città fruisce, andare nei quartieri e portare il verde e la bellezza in tutti i quartieri di Mazara. Ci vuole tempo, ci vuole tempo per una città povera, senza risorse, ma noi, io dico sempre alla mia giunta, che è una giunta straordinaria, lo dico sul serio, loro sono sempre in giro per strada a parlare con i cittadini, io a volte li chiamo e li trovo sempre impegnati, non hanno tempo nemmeno per il sindaco, tanto sono impegnati, e dico sempre loro: non vi preoccupate delle risorse, questo è il mio mantra, abbiamo dei buoni progetti, se ci sono i buoni progetti troveremo i soldi, e così abbiamo fatto finora. Mazara, io me l'immagino una città green, verde, bellissima. E questo è quello che diventerà, che sta già diventando. Allora, sindaco, lei avrà notato che stanno arrivando veramente tantissimi messaggi in diretta qui su Vivi Mazara, ne approfittiamo della sua presenza, dunque, in maniera tale che le può dare qualche risposta. Argomento sicurezza. Non crede che a Mazara ci sia un problema di sicurezza? Quali azioni intende portare avanti di concerto con le forze dell'ordine? Non è che c'è un problema di sicurezza a Mazara, c'è un problema di sicurezza nel nostro paese, in Italia, ma non soltanto nelle periferie delle metropoli, dove storicamente ci sono i quartieri degradati, ma anche nella ricca provincia del nord ci sono episodi di baby gang, eccetera, eccetera. Ma io posso dirti di più: a leggere le cronache estive del 2023, probabilmente Mazara è stata una delle città più sicure in provincia di Trapani delle sue dimensioni, perché davvero le forze dell'ordine quest'estate hanno fatto un gran lavoro. Cosa può fare un sindaco per la sicurezza? Intanto noi stiamo mettendo in sicurezza con le telecamere tutto il centro storico. Ti ricordi la villa com'era? Oggi una famiglia ci può andare alle 4 del mattino perché è videosorvegliata e illuminata. Tutti i parchi nuovi che stiamo facendo sono videosorvegliati e sono collegati in diretta con il nostro comando di polizia municipale e con le forze dell'ordine. Pian piano sistemeremo le telecamere in centro storico, stiamo a recuperare il parcheggio di Piazzale Quinci. Una volta era un posto buio e pericoloso, oggi è illuminato e sorvegliato. Stiamo facendo lo stesso lavoro, quindi, tutta la fascia costiera dalla chiesa di San Vito fino ad arrivare ai due ponti che passano sul fiume Mazara. E poi c'è un tema di collaborazione con le forze dell'ordine, ed è una collaborazione che sta funzionando, ma è chiaro che in assenza di personale, perché ormai in tutte le città del nostro paese c'è una carenza grave di personale delle forze dell'ordine, è inimmaginabile che il tema della sicurezza lo si affronti con la repressione. Quindi sì a maggiori controlli, sì a un servizio di videosorveglianza che noi stiamo implementando sempre di più. Abbiamo davvero vinto almeno 3 bandi per mettere tante videocamere,
camere per la videosorveglianza in centro, ma soprattutto occorre fare prevenzione. E allora per far questo bisogna lavorare con i giovani, collaborare con i tanti enti che in questo momento si occupano di educazione giovanile. Sai, fin quando i giovani avranno come spazi per sé soltanto i vicoli del centro storico il sabato notte o il venerdì notte, oppure le sale giochi e basta, il tema sicurezza sarà un tema importante. Cominciamo a offrire spazi ai ragazzi dove riunirsi, dove stare insieme, spazi sicuri, liberi e perché no belli. È quello che stiamo facendo. Sabato sera ero in pizzeria con gli amici, uscendo, ho visto frotte di ragazzi che si dirigevano verso la chiesa di San Vito. Ho chiesto: ma dove andate? Andiamo al parco, no? E questa è una bella cosa. Andavano in un posto bello, sorvegliato, illuminato, pubblico. Sindaco, rispondiamo a qualche altra domanda. Ma vedo che siete seguiti, Piero. La sua presenza questa sera qua ci ha fatto aumentare gli ascolti. Non lo sapevo, va bene. È un fattore positivo, perché adesso io poi le chiederò, dopo questo grande audience, io sarò il primo a firmare qualche altro documento e chiederle di ricandidarsi a primo cittadino. Ma tu mandi messaggi subliminali? No, assolutamente. Allora, l'inverno è alle porte, siamo pronti ad affrontarlo, visto le bombe d'acqua sempre più frequenti, e qui i cittadini si riferiscono, è chiaro, ai tombini da pulire, ma se già questa persona mi scrive la bomba d'acqua, si sa che quando c'è la bomba d'acqua diamo un messaggio, in pochi ci salviamo. Diamo un messaggio chiaro per una volta: se arriva l'evento meteo estremo e c'è una bomba d'acqua, occorre semplicemente mettersi in sicurezza noi, perché il nostro territorio, i territori della Sicilia, i territori di tutto il paese non sono pronti, e non lo so se lo saranno mai, ad accogliere eventi meteo estremi come quelli che abbiamo visto. Ma non è Mazara, è troppo riduttivo parlare di Mazara. Trapani ha avuto 3 allagamenti in 15 giorni, te li ricordi? Sì, assolutamente. Dal 30 settembre al 15 ottobre, 3 allagamenti consecutivi, mentre Mazara ne ha avuto uno solo. È questione anche di fortuna. Ci sono le ricche province del nord, non del centro, del nord, i capoluoghi di provincia dove le bombe d'acqua e gli eventi meteo hanno fatto sì che ci siano state vittime, fiumi esondati, strade ridotte a fango. Ma mica era questione di tombini lì. Quando arriva l'evento meteo, l'unica cosa è mettersi in salvo. E allora io ho invitato più volte, e lo faccio: iscrivetevi a un servizio che noi abbiamo pagato. Si chiama Sindaci in Contatto, è gratis, quando volete vi togliete. Se arriva l'evento meteo pericoloso, io vi telefono a tutti in mezz'ora, chiamo tutta Mazara e vi dico: mettetevi al riparo, perché fra 2 ore arriva la bomba d'acqua. Io penso che questa sia la prima cosa da fare, lo dobbiamo per noi, per i nostri figli, no? Certo, assolutamente. E questo è importante. In questo momento, invece, per rispondere a tutte le domande e quindi a tutte le questioni, c'è un servizio di pulizia dei tombini. Ma con la stessa sincerità devo dire che noi puliremo tutti i tombini possibili con le risorse che abbiamo. Mazara è grande, è enorme. Tu lo sai che dopo che puliamo i tombini arriva d'estate quella famiglia che ci mette il cemento perché non vuole gli scarafaggi, che li copre, e poi noi dobbiamo andare a pulire. Ora noi ridiamo, no, ma Mazara è anche questo, dobbiamo accettarlo. Noi che con la famiglia togliesse il cemento che mette all'interno. C'è un tema vero: quando piove, Piero, la nostra condotta idrica, la condotta fognaria, non è in grado di accogliere flussi di acqua importanti. Dai tombini esce l'acqua invece che entrare e defluire. A volte è meglio averli chiusi piuttosto che aperti. Okay. Sono le cosiddette fontane d'acqua, no? Che noi troviamo a lungomare. Sai perché c'è la fontana d'acqua e i tombini saltano in aria? Perché arriva l'acqua di tutta Mazara. La condotta è un terzo di quella che dovrebbe essere. Si va a concentrare in loco. E quindi si allaga tutto quanto. E questo succede sia lì che in altre zone. Zone che sono depresse, che noi conosciamo, per cui l'unica è mettersi in salvo, e proviamo a limitare l'acqua. Signor Sindaco, io capisco, questa è una domanda un pochettino che è chiaro si potrebbe fare a tutti i sindaci d'Italia, perché non è pertinente soltanto ad una città, perché una persona chiede: i figli che lavorano fuori, quando potranno tornare a lavorare a Mazara? È chiaro che questa
Non è facile rispondere a questa domanda perché è chiaro che è una domanda che di solito viene fatta a tutti, anche alla Meloni, capo del governo, per cui io non so, sindaco, che tipo di risposta le può fare, anche se aveva incentrato lei l'inizio della sua campagna elettorale nel 2019 con sui giovani. Giovani che partivano con le valigie e abbandonavano la propria città perché Mazara non offriva niente. Che fare con un meridione che si spopola, no? Innanzitutto provare a utilizzare le nuove opportunità di un mercato del lavoro che è in continua evoluzione. Io oggi posso dirti che parlo con tanti giovani, ma non solo ventenni, trentenni, quarantenni, che volentieri tornerebbero a vivere nella propria città. Perché Mazara ti consente uno stile di vita che è invidiabile. Vai al mare da aprile a ottobre. Hai un tenore di vita, ti puoi consentire un tenore di vita sereno con, come dire, un reddito inferiore rispetto alle città del nord. E allora questo desiderio è anche il desiderio di tanti giovani che vorrebbero non partire. Per far questo serve lavoro. Come lo si genera lavoro? Il sindaco genera posti di lavoro? Ovviamente no, però può lavorare per creare le condizioni. Noi abbiamo immaginato una struttura base che si chiama Civic Center, che è un laboratorio di co-working che oggi ospita tanti lavoratori in smart, anche gente che non è mai vissuta a Mazara, che a un certo punto ha deciso di venire a vivere a Mazara per un anno, due anni, utilizzando il co-working, che diventa un incubatore di start-up, che diventa il luogo generativo per tanti giovani che possono cominciare a immaginare di crearsi una attività professionale o imprenditoriale a Mazara grazie alle nuove tecnologie. Oggi questo è possibile. È chiaro che bisogna uscire dagli schemi, bisogna faticare, bisogna lavorare. E ci sono tanti giovani che lavorano nel settore agricolo, ma lo fanno con modalità moderne, innovative. E lo stesso è, io ti preannuncio che Mazara ha firmato una convenzione con l'Agenzia della Coesione per un grande progetto che si chiama PON Metro per le città sopra i 50.000 abitanti. Sono 39 città del centro-sud e lanceremo nel mese di ottobre una grande tavola rotonda in cui chiamiamo tutti gli stakeholders, che sono i giovani e coloro che operano nel centro storico, perché avremo una bella dotazione finanziaria, parliamo di milioni di euro, per aiutare tutti quanti ad animare dal punto di vista socio-economico e in modo inclusivo il centro storico. Che vuol dire? Se ci sono dei giovani che vogliono tirar su una cooperativa che lavori nell'ambito del turismo o delle nuove professioni, tutte legate alla tecnologia, ecco, noi ci saremo e saremo lì pronti a dare sostanza a quello che il Civic Center ha cominciato a fare in questi anni. Sono iniziative concrete dove l'indicatore sarà il maggior numero di posti di occupazione generati, quindi non se si è fatta formazione, se abbiamo fatto inclusione, ci siamo avvicinati ai diritti, tutte cose importanti, certo. Ma l'indicatore che noi ci lanciamo come sfida sarà il numero delle occupazioni, cioè dei posti di lavoro, che si saranno generati ai fini di questo programma che durerà dal 2024 sino al 2029. Una dotazione di 6,2 milioni di euro che il nostro comune è riuscito a dotarsi con l'Agenzia della Coesione, con una convenzione già stipulata. Come vedi, progetti concreti. Ecco che il comune sta facendo la sua parte. Poi sta ai giovani immaginarsi il futuro. Su quello non si può sostituire nessuno, va bene? Allora, più che radiopolitica questa sera, signor sindaco... Ma sei tu che non mi parli di politica? Il sindaco risponde alla città. Ma sei tu che non perché mi parli io so di che politica? Quando c'è un cittadino che le vuole chiedere qualcosa, lei mi dice dagli priorità assoluta. Allora, mi parla, prendiamo qualche altra domanda e poi stop, perché dobbiamo capire se il signor Salvatore Quinci, sindaco della città, si ricandida alle prossime amministrative. Non mi risponde adesso, sindaco. Non avevo alcuna intenzione. Assolutamente. Allora, Piero chiedi se sta lavorando su grandi opere, no? L'hanno sentita tanto parlare di tanti progetti che avete iniziato, molti li avete portati a termine, molti li state per inaugurare, e si parla di grandi opere. Guarda, in maniera generica. Sono due i desideri veri sulle grandi opere che io ho. In mezzo
ai tanti investimenti che facciamo. Il primo è la piscina, che in questo momento è in costruzione, perché sono convinto che davvero riqualificherà un'intera area che diventerà un centro sportivo unico nella Sicilia occidentale. Quando sarà, ricordati di queste parole che ti sto dicendo, quando la facciata non sarà più la facciata e palazzetto dello sport, ma sarà un centro sportivo gestito da società importanti, con piscina, palazzetto, campi da tennis, campi da calcio illuminati, regolari, con l'erbetta, regolamentari, un altro campo di calcio, padel, ristorante, bar, verranno da tutta la Sicilia centro-occidentale ogni weekend a stare lì. Ricordati di queste cose che... e genererà tanta occupazione e tanto prodotto interno per la nostra città. Ma il vero desiderio che io ho e sul quale stiamo lavorando con alcuni assessori della nostra giunta è arrivare a stipulare entro la fine del mandato una convenzione con RFI per un progetto di razionalizzazione dei passaggi a livello. Sai, tanti ne hanno parlato in passato. C'è chi si è fatta la campagna elettorale promettendo di toglierli, ma sono ancora lì. Li vediamo. E che magari ritorna a parlare di questo. Ci vuole un bel fegato, no? Per riparlare di questo. Noi nel silenzio, in questi anni, abbiamo lavorato con gli ingegneri di RFI e l'obiettivo è arrivare a stipulare un protocollo d'intesa su tutti i 16 passaggi a livello che attraversano il territorio di Mazara del Vallo. Se riusciremo, e quando questo sarà pronto, noi lo presenteremo alla città. E sarà carta, impegno e poi finanziamenti per realizzare tutto questo. Noi siamo quelli che non facciamo le chiacchiere, ma facciamo i fatti. Mi sembra che la città in qualche modo lo ha percepito e questo lo stiamo facendo proprio sulla spinta e sull'energia che i cittadini ci danno. Perché sai, non c'erano i passaggi a livello nel nostro programma elettorale. Ma come si fa a disattendere le richieste dei cittadini di Mazara? Come si fa ad ascoltare e non accogliere tutto questo, no? E allora, quando verrà il momento, ne parleremo, perché non ho promesse da fare, non abbiamo chiacchiere da raccontare. La politica delle chiacchiere è finita. Quando avremo un fatto, noi porteremo i fatti. E sarò contento di portarli qui, se potrai ospitarmi ancora. Assolutamente. Solo sì. Solo che una volta mi offri il caffè con delle belle tazzine di ceramica, ora non me lo offri più. Assolutamente. Emanuele informa la signorina di preparare due caffè. Signor Sindaco, allora, passiamo adesso, vedo che la gente ha apprezzato moltissimo tutto quello che le ha detto in questa trasmissione e questo è già sinonimo di ottimo legame e di legame mediatico, il fatto che la gente lo segue, lo ascolta e che poi gli pone la domanda è un fattore positivo, Sindaco, anche perché lei, come ha detto all'inizio della trasmissione, io finalmente incontro la gente più di prima, ci parlo, analizzo le varie situazioni, parlo della città, delle problematiche varie e le affronto. Adesso le sta dicendo non con le parole, ma dimostrando i fatti. A tal proposito... Ti faccio un esempio di una cosa piccola piccola, ma che per me è di una soddisfazione che tu non immagini. Tutte le mattine io incontro un gruppo di anziani a Lungomare, che da anni mi pongono sempre la stessa questione. Sindaco, noi siamo anziani, se abbiamo bisogno di andare in bagno, come facciamo? No? E sono lì, seduti nelle sedie dei ristoranti, a prendersi il sole in una giornata che sono quelle di Mazara, no? Che dove c'è sempre caldo, c'è sempre sole. Bene, io gli ho promesso anni fa, faremo un bagno pubblico in città. Non voglio entrare nella questione, no, in altre questioni. Posso dirti, del bagno, non dei bagni. Posso dirti che abbiamo un bel bagno pubblico già pronto vicino alla scalinata di Piazza Mocarta che inaugureremo. Con un portoncino di legno meraviglioso. Che sì, inaugureremo presto, moderno, automatico, autopulente, con la moneta da 50 centesimi. E quindi ho potuto dare a questi cittadini, quanti sono? 10, 20, ma non è importante. Rispondere
alle esigenze di anziani mazzaresi che sono la nostra memoria storica, sono la storia, il cuore, l'identità di Mazara, ho potuto dare una risposta. Bene, questa opera, io non lo so se è grande, piccola, mi dà una soddisfazione poter aver potuto mantenere una promessa che avevo fatto a questi miei amici concittadini che incontro ogni mattina, che tu non ti puoi immaginare. Queste cose mi scaldano davvero il cuore. Benissimo. Allora, già qualcuno ha scritto, e poi non prendiamo più i messaggi perché non riusciamo a rispondere a tutto, perché il tempo è già è scaduto e dobbiamo parlare 5 minuti di politica. Per cui scrivete tranquillamente le domande che le volete fare e poi le gireremo all'amministrazione comunale. E allora, certo, potremmo fare un appuntamento settimanale, sindaco, dove lei incontra le persone di Mazara attraverso le domande e rispondiamo. Però poi devi... potresti aumentare gli introiti pubblicitari, così. Ma siamo in campagna elettorale. Ah, c'è Dolcino, mi dicono che il caffè arriva stavolta, però per la prima volta accompagnato da un dolcino. Ma io sono perennemente a dieta, Piero. E io so che innanzitutto io per ospitalità io prendo, ecco, il caffè col dolcino e lo metto qua. I colori sono azzurro mare, come il mare pulito e incontaminato della nostra città, che quest'anno ha preso anche la bandiera verde, mare a misura di bambino, e questa è stata un'altra conferma importante. Sono belle queste tazzine. Bene, io ho preso il giallo, rappresenta il sole che illumina la città, sindaco. Una città che continua a brillare, una città che ci si auspica che continua a brillare anche con una sua prossima candidatura. Un ascoltatore, l'ultima domanda che abbiamo preso, ha scritto: ha già stilato un'agenda operativa per un'eventuale prossima sindacatura? E se sì, cosa prevede? Io la stoppo un attimo, sindaco, anche perché vorrei collegare il tutto al documento che il 12 ottobre abbiamo ricevuto e pubblicato sulla nostra testata giornalistica a firma di Giampiero Giacalone, Vito Torrente, Alessandro Norrito, Gioacchino Emmola e Vito Billardello. In questo documento, come abbiamo già parlato ampiamente ieri sera con Giampiero Giacalone, le chiedono una sua ricandidatura. Cioè, lo rivogliono candidato a sindaco della città perché lei ha lavorato bene, è un bravissimo amministratore, con lei si sono visti i fatti, per quello che ha fatto merita una ricandidatura e ovviamente ha il totale appoggio delle prime persone che rappresentano movimenti, partiti e gruppi. E presumo che questo sia l'inizio di una lunga serie di documenti che arriveranno a Vivi Mazara, però a questo lei ancora non ha risposto pubblicamente. Stiamo costruendo con gli amici e gli alleati della coalizione che in questo momento guida la città, e con altri sostenitori che magari non sono in questo momento in giunta, non sono nella coalizione, ma con i quali condividiamo i progetti di una Mazara moderna per i nostri giovani e per tutti i cittadini, stiamo condividendo dei percorsi, no? Come puoi vedere, io ho accolto con grande interesse questo documento, con soddisfazione, no? Perché ovviamente è una valutazione reciproca quella che abbiamo fatto, no? Perché io ti posso dire, per esempio, che con questa giunta io ho tanto entusiasmo, ho tanta voglia di lavorare, no? La stessa che magari ho avuto anche negli anni precedenti, io di questa posso parlare in questo momento, per cui sono molto contento di questo documento di apprezzamento, e soprattutto è una volontà espressa di impegnarsi per il futuro della nostra città, al netto di giochi politici, perché sai, ci sono tante narrazioni in città, c'è la narrazione il sindaco poi alla fine rimarrà solo, la narrazione tutto il centrodestra è di qua, tutto il centrodestra è di là, la narrazione della signora velata, no? Ci sono, che sai, perché la politica, quella delle parole, delle chiacchiere,
è fatta di storie messe in campo ad arte per disinnescare l'avversario politico, per provare ad attrarre a sé. Al netto di tutto questo, poi arrivano i fatti, cioè gli impegni seri presi da gruppi politici che magari hanno tanta esperienza, per cui quando parlano si sa cosa dicono, che invece sono qui a dire: noi ci siamo, ci vogliamo impegnare per questa città, lo vogliamo fare assieme a questo sindaco, non per questo sindaco o con, assieme, cioè costruiamo insieme un progetto, perché sappiamo che insieme diamo un bel valore aggiunto per questa nostra città. Bene, se questo è il messaggio, è un messaggio che troverà risposta presto, va bene? Per cui io in questo momento non ti dico altro che non che sono felice e ho tanto entusiasmo nel percorso di costruzione che stiamo facendo insieme con questi amici e con questi alleati politici. Sarebbe opportuno ricevere ancora qualche altro documento, questa volta firma politica, possibilmente che la possa convincere a ufficializzare la sua candidatura. Non è che io li ordino i documenti, no? Dico. Tu sai che ci sono le grandi manovre in città. A differenza delle grandi manovre, noi abbiamo percorsi politici strutturati che stiamo mettendo in campo. Sereni, mancano 7 mesi alle elezioni. Sai, la cosa che mi è dispiaciuta in queste settimane, in questi mesi, è sentire nomi autorevoli che girano. Il candidato sindaco è Piero Campisi, è quello, Tizio, sempre bruciati così. Questa è una pratica veramente disdicevole, perché ci sono persone importanti, autorevoli, che meritano un rispetto maggiore, no? E allora noi evitiamo tutto questo. Siamo qui a costruire percorsi politici. Questo è una pietra miliare del percorso politico che porterà alle prossime amministrative. Anzi, ti posso dire che questo è davvero il documento che probabilmente determinerà tutto quello che succederà alle prossime elezioni. In una riflessione politica con Giampiero Giacalone ieri sera si diceva appunto questo, che sindaco, lei è quella persona che probabilmente non potrà avere avversari se deciderà di scendere in campo. E vabbè. E forse perché lei appare anche quello che lo dice anche Radio Politica attraverso le intercettazioni, alziamo l'antenna, tanto non funziona mai. Ti stavo dicendo che è un'affermazione un po' esagerata, no? E riportiamo qua quello che i signori ospiti ci esternano, cioè il sindaco Quinci sembra quello più, come dire, organizzato allo stato attuale, perché è chiaro che l'unico documento pre-amministrative allo stato attuale è quello che la stampa ha ricevuto da questi illustri signori. Ci siamo, anche se ancora mancano i nomi delle forze politiche, per cui se già esce un documento con questi nominativi, pensa se usciranno altri documenti con delle forze politiche, lei è sulla buona strada. Ce lo dice anche Radio Politica, che c'è mezza Fratelli d'Italia che a quanto pare lo vorrebbe candidato sindaco, mezza Forza Italia lo vorrebbe candidato sindaco, a sinistra lo vorrebbero candidato sindaco, cioè su di lei, cioè si vanno a convergere non solo i nomi, ma anche alcuni esponenti politici che magari non escono allo stato attuale, allo scoperto, però, e quindi sembra essere quel nome che unisce tutti. Ma te l'ho detto, noi stiamo costruendo percorsi politici seri. Non è che usciamo la sera e diciamo abbiamo un candidato, abbiamo un partito, abbiamo un nome, oggi sono con quello, domani sono con quell'altro. Questo lavoro lo lasciamo agli altri, no? La politica è una cosa seria. E io sono contento di costruire percorsi seri con chi fa politica con esperienza, in modo argomentato, con impegno vero, con chi sa cosa dice. Una riflessione ce la dobbiamo fare. Così come nel 2019, l'epoca del populismo, te la ricordi? No? Sì. Governo giallo-verde. Quando io ho battuto la Lega al ballottaggio, era il tempo delle liste civiche, oggi è il tempo della politica. Questo ce lo dobbiamo dire. Ma questa è una valutazione banale. Ma io volevo arrivare anche lì, perché io una metamorfosi l'ho visto lei dalle liste civiche alla politica. Abbiamo un governo politico
che è quello che è uscito dalle elezioni. Uno può essere di quell'area oppure no. Io, per esempio, sono a pieno titolo in un partito che si chiama Azione, che è un partito moderato, no? Quindi non sono, il mio partito non è al governo di questo paese, però quello è stato scelto dagli italiani. E la prima regola in politica è che il voto degli italiani va rispettato, perché hanno ragione. Chi vota e sceglie ha ragione. Chi non vota e se sta a casa a lamentarsi ha sempre torto, così ci intendiamo. Abbiamo un governo regionale che è frutto di una scelta politica. È il momento di tornare alla politica, Piero. Per cui questa è una valutazione che noi abbiamo fatto da tempo e che continueremo a fare. Però, lo dico un'ultima volta, mancano 7 mesi alle elezioni e i percorsi si costruiscono in maniera serena, convinta, senza fretta, senza ansia, senza stress. Noi non abbiamo racconti fantasmagorici da dare in giro, abbiamo da raccontare tutto l'impegno, l'amore e la passione che insieme con i miei alleati, e io li rivedo nell'immagine dei miei 7 assessori, quando ci vediamo in giunta, quando lavoriamo insieme, quando sono in giro ad ascoltare con un impegno incredibile, io proprio me li visualizzo tutti, ciascuno per il proprio impegno, con la propria personalità, col proprio modo di fare, e questa passione è quella che contraddistingue con una serietà politica vera questo movimento che ci sta portando nuovamente a riprogettare di governare questa città. Ma perché tutti vogliono convergere su di lei, sindaco? Non lo so, sarò simpatico? Non lo so, dico... Chiaro, diciamo, che... comunque... Io non lo so se è vero che tutti vogliono convergere su di me o no, però posso dire... E tante prime che sono uscite allo scoperto. Posso dire che certamente c'è un progetto politico serio, fatto con ponderazione, con determinazione e che con una passione vera, che mette al centro non la carriera personale, le aspirazioni politiche personali, perché sai, il ruolo più rognoso in politica è il sindaco, perché non hai indennità degne di questo nome, cioè prendi 2 soldi, perché è giusto saperlo, nemmeno le spese ci copri. Mai tante di quelle responsabilità, di quell'impegno, hai delle missioni da Superman, io a volte dico mi sento Superman, con problemi irrisolvibili sulle mie spalle, dove non ti aiuta il governo, non ti aiuta la regione, non ti aiuta la provincia, non ti danno soldi e tu ti devi inventare soluzioni per risolvere i problemi a tutti. E quindi non lo fai per te, per la propria carriera, lo fai per l'amore della città. Gli assessori, figurati, ancora meno, gli assessori che ho avuto io hanno dovuto trascurare la professione, il lavoro, per prendere meno di 1.000 euro. Cosa ci paghi? Ci paghi il caffè a tutti i cittadini che incontri ogni giorno. Ti immagini? Ma è pure gente che si è impegnata con la stessa passione. E allora noi abbiamo questa serietà, questa capacità di avere una visione di Mazara. Mentre magari altri fanno la politica perché pensano così poi io ho questo ruolo, così io poi avanzo nel partito, così io poi il partito mi aiuta a fare carriera, eccetera, eccetera. Noi siamo liberi da tutto questo. Siamo qui solo per amore della nostra città. E allora, a fronte di un progetto serio, forte, strutturato, che ha una visione della città, che già ha un nome, è definito, ha un perimetro di una coalizione, mentre intorno a noi, lo posso dire, non vedo questo, a meno che qualcuno... Ma infatti volevo fare questa domanda. Intorno a noi non vedo questo, è chiaro che chi fa politica in modo serio si vuole avvicinare a noi ed è attratto da noi. Quanti candidati sindaci ci saranno secondo lei, sindaco? E questo è un mistero. È un'ipotesi. E questo è un mistero. Ma ci sono degli avversari possibili che lei andrà a temere? Io spero in avversari autorevoli. Allora vuol dire che si candida lei? Spero in... Vuol dire che si candida. Tu mi fai le domande tra bocchetto. No, assolutamente. Noi siamo un gruppo per cui ci saranno avversari, no? Assolutamente. Io spero in candidati sindaci autorevoli che mettano tanta passione, tanto amore per questa città e soprattutto una capacità amministrativa. Perché sai, tanti parlano di politica, ma per amministrare devi avere una capacità amministrativa. Molto del mio tempo
è fatto a studiare le leggi, a studiare i bandi, a studiare le norme. Certo. Perché prima che metti una firma devi sapere cosa fai. Prima che ti immagini di realizzare un importante investimento, devi fare le valutazioni, devi programmare le risorse finanziarie, devi studiare, devi fare. Queste cose se non ce l'hai, se non sei capace a valutare, come fai ad amministrare, no? E allora io spero in candidati autorevoli, capaci, che hanno questa passione che noi abbiamo dimostrato, così che i nostri concittadini potranno scegliere il sindaco che secondo loro potrà amministrare meglio questa città. Certo, noi abbiamo un bel racconto da fare di questi anni, gli altri vedremo. È il modello di campagna elettorale che lei andrà a presentare ai cittadini, sarà con quello basato, delle opere e progetti realizzati. Sarà quello basato sui fatti, sai, esatto, appunto, le chiacchiere della politica li lasciamo agli altri, quelle basate sui fatti. Quanto sarà importante, ultima domanda per chiudere, il voto d'opinione alle prossime amministrative? È sempre importante, no? Perché è chiaro che le liste hanno l'effetto trascinamento, no? L'abbiamo visto, però abbiamo visto anche l'ultimo esempio, comune di Trapani, il sindaco Tranchida è passato dal 70 al 40%, 40 qualcosa, 42, ha vinto per qualche centinaio di voti grazie alle tante liste che lo hanno appoggiato, però un crollo così dal 70 al 40 vuol dire che il gradimento probabilmente non era il massimo, sicuramente è sceso. Ecco, contano sia le liste che appoggiano una coalizione che il gradimento del sindaco. Mi sembra che noi siamo attrezzati per entrambi. Con queste belle dichiarazioni del sindaco Quinci si chiude qui la puntata radiopolitica, che per certi momenti si è trasformata come il sindaco risponde alla città, e ho notato che al sindaco ha fatto molto piacere rispondere ai suoi cittadini. E ci auspichiamo un altro incontro più avanti, sindaco. Intanto aspettiamo che arrivano altri documenti che richiedono la sua candidatura, anche se ormai virtualmente radiopolitica dice che c'è, è sicura. Aspettiamo le firme dei partiti. Tu attrezzati, perché a me il caffè piace macchiato, no? E sì. Poi, anche se cambi tazzina, va bene uguale. Okay. Perfetto. Signor sindaco, è stato un piacere averla qui ed aver risposto ai cittadini. Grazie e buon lavoro. Ciao Piero, buona serata a tutti quanti.